seguito di alcuni casi pratici di grandissimo successo online che ci possono aiutare ancora una volta a capire come mettere a terra tutti questi contenuti e quale tipo di creatività si può avere, eccetera, eccetera. Insomma, quindi devo dire molto interessante. Tenetemi, non so quante sedie abbiamo, siamo un sacco. Comunque, vi presento innanzitutto tutti insieme, se no ci metto una vita per i Casa Surace. Eccoci qua, Casa Surace. Buonasera. Ciao. Allora. Cari, vi faccio accomodare. Uno, due, abbiamo sedie sufficienti. Ciao. Allora, un po' di tempo fa, qui vabbè, abbiamo una sedia di troppo. No? Non ce l'abbiamo? Ah no, perché abbiamo... Abbiamo l'Oriundo. Ah, è vero, c'è l'Oriundo, è Daniele Gulti, direttore commerciale di NetAddiction. Sono io, l'Oriundo, abbiamo Daniele. Questo, ma abbiamo Bruno. Vieni Bruno. Vieni, abbiamo... salta su. Bruno è molto meno Oriundo, diciamo. Ah, ne avete aggiunto una, lo sapevo. Cioè... Ciao Bruno, ciao, come stai? L'Oriundo mi è piaciuto. Allora, un po' di tempo fa ho fatto questo video dicendo che se comunichi online, sei un'azienda, devi liberare il napoletano che è in te, ok? Ma io, cioè, diciamo, scherzavo, nel senso era una battuta, ma era un modo per dire serve questa creatività, serve... E voi, caspita, tutti di Napoli, anche Giacal, napoletani, c'è una fucina di grande talento lì. Non so che cosa stia succedendo, ma... Ci siamo liberati troppo, diciamo, esatto. Il napoletano. Siamo... A una certa ora ci liberiamo, diciamo, del napoletano che è noi. Sentite, ci scappa proprio. C'è questa parte qua. Però è vero, c'è oggettivamente una grande crescita che arriva da Napoli, insomma. Come fosse la Silicon Valley del video divertente, del video comico. C'è sicuramente un approccio molto creativo che fa parte della napoletanità. Io penso che le nuove tecnologie abbiano dato la stura a quello che è una fucina di talenti che in quel capoluogo sta prendendo piede. Noi come NetAddiction, in realtà NetAddiction ormai è diffusa in tutta Italia, l'azienda di Terni, noi lavoriamo a Milano, lavoriamo con loro che sono di Napoli, quindi diciamo che tutta Italia sta partecipando a questa avventura. Certo. Vogliamo vedere magari subito un video per dare un po' il sapore di che cosa fanno questi ragazzi, perché sennò magari in sala uno non ha bene idea. Cosa dite? Non si può? No, io direi di sì, perché anche è da tempo che vogliamo dire prego dalla regia. L'RVM, vai. Oh mia bella Madonnina. Che sto con voi 25, 26, 27, tu dove devo stare? Fatti il biglietto a settembre. Il 28 mi dovete lasciare stare che c'è il presepe vivente. No. Sono 10 anni ci ho messo per passare dall'albero a Benino a San Giuseppe. No, no, quest'anno il pack voi a me ve l'avete fatto. Voi a me ve l'avete fatto. Lascia stare. Voi a me ve l'avete fatto il pacco. E basta. Maschi, te l'ho fatto io il pacco. Un regalo per te di Natale. Sai, simbolo della nostra amicizia, il regalo di Natale. Non ci rinunci a San Giuseppe. Che parli? È un regalo di... Lasciami solo! Pasquale, ma è un regalo di Natale, ma cosa vuoi... Ma poi chi è San Giuseppe? È il marito di Maria, ignorante laico! Santa Maria, ti prego, non mi fai invecchiare, cioè veramente, oppure fammi tornare a quando avevo 20 anni, pure 29, basta che sto nella ventina, è proprio il 30 che a me mi mettono ansia. I ragazzini che mi danno del lei, mi chiamano signore, signore. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Ah, Chicco, te lamenti dei 30. Aspetta che arrivi a 40. Ragazzi, allora, che si dice? Ho avuto una settimana impegnatissima, incasinatissima, scusate. Come una settimana? 3 volte che un anno che non ci vediamo. Un anno, una concezione del tempo un po' sfasata. Io lo dico per voi, cioè, noi siamo amici, figurati. Il tempo è importante. Che è? Il passeggino! Chi è? Ah! Chi è? Ragazzi, ma di chi è figlio questo? C'è da spostare un passeggino! Finché non arriva il padre.
Direttore, io ho voluto vederla perché le devo comunicare che sono incinta. La prego, direttore, non mi licenzi! Signorina, ma qual è il problema? 21, 22, 23, qua più siamo e più ci divertiamo. Al giorno, sa che faccio? Segretaria, prepara un bel contratto a tempo indeterminato alla signorina che sta diventando mamma! Finalmente un'altra nascita! Ora per fuori se ne vada che devo allattare. Grazie. Dai, questa era... Devo dire che la cosa che mi colpisce è che noi parliamo sempre di dati, no? Soprattutto negli eventi business c'è sempre il discorso del dato, data driven, eccetera. E poi invece quello che fa la differenza qua sono i contenuti, l'empatia che loro riescono ad avere col pubblico. Ma infatti io ne stavo parlando giusto in sala 2 minuti fa, oggi ho sentito parlare tantissimo di tecnologia, di dato, noi viviamo in questo ambiente, ci lavoriamo da 20 anni ormai come gruppo editoriale. La cosa paradossale per certi versi è che l'affezione al dato, questa attenzione enorme che c'è, ha fatto riapparire la bontà del contenuto, la necessità del contenuto per le aziende che vogliono comunicare, che vogliono arrivare su quello che poi è il fine ultimo della comunicazione, quindi l'utente, il consumatore, una volta si diceva. Certo. Il contenuto e l'engage che puoi creare è la cosa più importante. Noi, della verità, questa cosa la facciamo dall'inizio degli anni 2000. Certo. E quindi è un nuovo progetto che seguite. Ma come sono nati Casa Surace? Cioè, tipo i Rolling Stone vi siete trovati in un... Come sono nati Casa Surace? Chi è partito? Cioè, c'è stato qualcuno che ha detto facciamo questo video? No, diciamo sì, da un pranzo in trattoria dopo svariati bicchieri di vino e molti amari abbiamo detto dai, partiamo. E ci siamo inguaiati. Okay. Sto andando velocissimo con le slide perché abbiamo perso... No, funziona così. No, ecco qua. Allora, in realtà questo diciamo, è l'inizio della storia. Sì, in effetti noi abbiamo cominciato, eravamo più o meno coinquilini, però molto presto abbiamo detto facciamo una società e non sapevamo cos'era, e invece rapidamente è diventata una vera società, questa è la storia. Lavoravamo già più o meno in questo mondo, quindi nel senso che avevamo provato più o meno che cosa era la viralità, queste cose, fare dei video divertenti, chi veniva dal teatro, eccetera. Però ci siamo poi messi rapidamente a lavorare invece sui contenuti anche indirizzati diciamo ad altre realtà. In verità c'è stato un primo video in cui abbiamo detto questo va bene, Okyurim proprio, avevamo appena iniziato, è andato molto bene, in quel caso era appoggiato anche un'altra pagina Facebook che ci aiutò perché la nostra era molto piccola, e da lì invece poi abbiamo cominciato a costruire proprio il senso di quello che facciamo, cioè il lavoro. Ma voi che diciamo background avete come competenza? È vero, questo studiate, pure. Lavorato, tu sei sbarbato, cioè studi tu. Io c'ho ancora a scuola, infatti oggi mi sono fatto fare la firma da casa. No, in realtà noi diciamo, abbiamo varie esperienze lavorative. Io e Bruno diciamo, veniamo dalla radio, quindi diciamo, prima di iniziare a fare video con loro facevamo un programma radio in cui ci divertivamo con i dialetti, gli accenti, le cose. E poi abbiamo iniziato a fare video con loro. Diciamo, è tutta una cosa così molto spontanea, okay. Non è... Sì, in realtà la fortuna diciamo del web, di quello che noi facciamo nel web, è che è diventato un lavoro, ma nasce tutto da una spontaneità. Cioè i nostri rapporti, io poi vedo per esempio le persone che ridono su questa storia di 30 anni, che per noi è un dramma reale, cioè non ci sarebbe niente da ridere. Guarda. Chicco, cioè, stai a vedere. Ma vabbè, niente, proprio c'è da ridere. Vale per ogni decennio. Cioè. Però la verità è che nasce tutto in maniera spontanea. Per esempio loro appunto avevano questi due personaggi che funzionavano, che già facevano, e per un caso di coincidenza si sono trovati insieme a noi. Poi le cose sono andate, diciamo, sono diventate sempre più serie e sono rimasti ormai, certo. È proprio un lavoro. E come fate a continuare ad avere idee di format da sformare, da perdonare? Cosa fate? Cioè vi trovate, fate un brainstorming e dite, bene, adesso partiamo questo, oppure invece siete più scientifici, a parte, diciamo, l'aspetto divertente dei video e avete un palinsesto, un calendario degli argomenti che andate a cercare di...
Sì, diciamo, noi bisogna creare un palinsesto a un certo punto. Tu praticamente monopolizzi il gruppo. No, ma ogni volta, però vedi, io guardo loro e che non fanno parlare, che è il problema. Perché non ti vedo, però, quella è la verità. Dite come nascono. No, diciamo, a parte, nascono molto empiricamente, cioè lui per esempio è proprio così, come lo vedete nei video, diciamo. No, piacere, Riccardo, non ci conosco. No, vabbè, comunque molto nasce dalla nostra condivisione, diciamo, di tutti i giorni, quindi le idee sono così. Poi ovviamente, certo, alcune cose devono essere strutturate in maniera molto più organizzata, quindi ci vediamo, ne parliamo. Okay. Ma diciamo che il nostro gruppo ha una forte matrice teatrale, nel senso che veniamo tutti quanti bene o male dal teatro. Io ho cominciato a 15 anni a fare teatro, ho incontrato Simone in uno spettacolo teatrale, loro facevano animazione, Daniele viene dal teatro, nel senso che abita vicino a un teatro, quindi per venire a lavorare viene proprio dal teatro. E quindi diciamo abbiamo questa forma mentis molto teatrale, però poi abbiamo scoperto che il web ha una... come forma di espressione, come libertà, somiglia molto al teatro, solo che comunque è più comodo che stiamo a casa sul divano a fare i video, quindi invece a teatro devi andare a fare le prove, le tournée. Noi siamo una generazione di pigri e quindi diciamo abbiamo fatto il web. Che stai? Già venire qua da Napoli, diciamo. Però guarda, c'era un noto l'inventore di un linguaggio di programmazione molto famoso che è il Perl, si chiamava Larry Walls, e diceva: la prima qualità di un buon programmatore è la pigrizia. Perché vuoi, capito, che sia il programma a fare per te quello che dovresti fare, no? E quindi in realtà questo poi ti innesca un'idea di creatività. Anche se Perl in questo momento mi sembra un po' un'offesa nei miei confronti. Però. Esatto, questo. Proprio da Perl, cioè io. Non volevo dire quello. No. Il Perl. Ma fate dei numeri effettivamente pazzeschi. Avete questo format nuovo che ho visto, sul che può essere anche internazionale, nel senso, l'abbiamo visto per un secondo, quello del cibo. Come si cucina in Italia o meno. È una cosa che proseguirete a fare? Sì, in realtà questo è uno degli ultimi format che abbiamo provato. Tra l'altro oggi è uscita una seconda ricetta, molto più complicata, però sta andando bene. Che piatto è? La pasta al forno. A pasta al forno, ok. Però quella con ragù, diciamo, quella napoletana. No, nel senso che in realtà noi non ci basiamo tanto solo sul piatto. Il discorso è questo, che è un periodo in cui il food va tantissimo, proprio nel senso che è un linguaggio riconosciuto, è uno stile, nel senso che noi abbiamo adottato lo stile delle pagine che parlano di food molto forti nel mondo. E tra l'altro è un argomento che interessa tutti, ma soprattutto non ci sono molte parole, per cui in realtà si capisce, diciamo, il ragù lo capiscono più o meno tutti. Questo è... certo. E quindi abbiamo provato una prima volta a rispondere, perché era uscita una ricetta di spaghetti veramente, diciamo, non giusta per noi, soprattutto del sud, e abbiamo detto ok, proviamo a rispondere. La risposta di pubblico è stata veramente molto buona, nel senso che un video è uscito, in fin dei conti ormai, diciamo, 10-12 giorni fa, sta a 7 milioni, quindi sono numeri molto alti anche per la nostra pagina. E noi di solito trasformiamo le cose poi in una sorta di format, cioè nel senso proviamo un video e se funziona cominciamo a ragionare su come potrebbe essere evoluto. In realtà il primo video che avete visto, proprio brevissimo, quello anche della vita con e senza terrone, è un'evoluzione che mescola tutorial e... diciamo, e poi il nostro stile invece è un po' più parlato comico, però questo linguaggio veloce di immagini abbiamo capito che è molto comprensibile per tutti. Quanto ci mettete a produrre un video? Un giorno. No, non è vero. No, non è vero, dipende dalle situazioni, a volte più molto o meno, diciamo, è abbastanza rapida come produzione. A volte vedo dei video che sono più articolati, penso caspita, ci hanno messo le varie location, invece dici una giornata si fa più o meno. No, ma no, nel senso c'è una programmazione, però noi cerchiamo di riassumere tutto in una settimana, montaggio, girato, lavatura e stiratura, diciamo. Ok. Tutto compreso. Campari. Quanto tutto compreso? 12 euro. 12 euro tutto compreso. 12 euro. Campari. C'è stato questo lavoro con Campari che mi sembra rilevante, diciamo, oltre agli altri brand. Ci dite come vi hanno scelto, come si è sviluppata questa campagna? Sto sbagliando mano, hai capito? Mi confondo tra microfono e... Campari è l'esempio classico di come desiderata di un cliente possono trasformarsi in una serie di video... Sente. Serie di video che hanno un ottimo ritorno. Tra l'altro la cosa importante è che in questo caso non è stato utilizzato l'artificio tecnico che spesso si usa di utilizzare il canale direttamente della talent, chiamiamolo così, per la diffusione di questo video. Campari ha
tenuto in casa la diffusione sulle loro pagine Facebook, sulle loro pagine YouTube. Cioè rinunciando alla visibilità che potevate dargli. Questo dal nostro punto di vista testimonia fondamentalmente la bontà del prodotto creato. Io ho visto il brief che Campari aveva mandato, la cosa di cui vorrei parlarsi è come avete interpretato questo brief, che sono i soliti brief che vediamo a livello marketing, sono molto asciutti spesso e volentieri, e invece quello che è venuto fuori è stato interessante. Sì. Sì, in realtà questo diciamo è un caso particolare perché appunto sono una serie di video, cioè loro ci hanno chiamato per una campagna, hanno arrivato anche molto presto, nel senso che in fin dei conti è un anno che la nostra società fa questo lavoro ed era, come dire, un brand molto importante che ci chiamava. Quello che abbiamo cercato di fare è quello che poi è il nostro modo di pensare, di lavorare, diciamo al di là dei video naturali, quelli magari senza brand, cioè semplicemente abbiamo preso il loro brief e l'abbiamo riadattato al nostro stile, a quello che sulla pagina avevamo visto che funziona, eccetera. Quello che abbiamo imparato è che al di là di dove carichi il video, cioè sulla nostra pagina, se il brand lo assume proprio come pubblicità, eccetera, funziona una forma di spontaneità dove il prodotto viene presentato in un modo semplicemente giusto per il prodotto. Cioè noi lavoriamo su ogni brand in un modo diverso, perché ogni brand deve essere proposto in un modo. Anche perché noi proporre male un brand va a discapito innanzitutto del nostro lavoro, perché ovviamente verremo visti come delle persone che propongono una cosa non è una marchetta, che non come una marchetta o cose del genere. Invece noi scegliamo, diciamo, abbastanza attentamente i brand e soprattutto abbiamo sempre trovato una grande disponibilità, secondo me intelligente, a darci la possibilità di fare delle cose che brand ad impatto non vedono come magari perfettamente non aderenti, però uno stile che non conoscono. Okay. Di solito quando lo vedono poi capiscono quanto funziona. Abbiamo qualcosa da vedere di Campari come video? In realtà l'avevamo noi questo avevamo inserito e questo faceva parte, diciamo, giusto per spiegare, in questo video non c'erano solo dei pezzi divertenti, ma alcuni pezzi che erano già brand, tipo Skybox set con il terrone fuori sede e il pezzo di Andrea che era già di Campari, per far capire come si possono, diciamo, un po' non si riconoscono neanche tanto all'interno della nostra produzione e un po' però si integrano molto bene poi invece i prodotti. Interessante. Interessante che un'azienda scelga di rinunciare all'audience di un creatore per tenerli solamente sulla propria piattaforma. Ovviamente, come NetAddiction, quello che stiamo cercando di fare assieme a loro è non solo creare un'occasione di pubblicità, cioè di creazione di quello che è, sulla display può essere il flight, piuttosto così, ma quello che stiamo cercando di creare è un service che le aziende possano interpellare quando hanno bisogno di idee per comunicare, fondamentalmente, di idee per raggiungere quelle utenze che sono sempre più palpabili, c'è la tecnologia che sicuramente funziona benissimo, però il contenuto, l'idea è sempre il motore di quello che dal nostro punto di vista può servire un'azienda per raggiungere il target di riferimento. Beh, volevo proprio una battuta a testa partendo dall'oriundo. Mi è piaciuto tantissimo l'oriundo. Se lo dici un'altra volta mi porti il microfono a casa. Volevo un consiglio a un pubblico business nel momento in cui uno decide di fare video, in base alla vostra esperienza. Se tu dovessi dire una parola chiave o una frase che secondo te rappresenta il miglior consiglio che puoi dare a un'azienda, quale potrebbe essere? Ma quello su cui puntiamo noi quando, diciamo, facciamo i video è sempre e comunque la spontaneità, quindi ci affidiamo al fatto che comunque ci conosciamo, che siamo amici, e quando giriamo cerchiamo comunque anche di improvvisare su uno storyboard magari già scritto, comunque su delle battute cerchiamo di metterci del nostro, e quindi la spontaneità penso che sia l'elemento principale, fondamentale, che fa sì che i nostri video vengano comunque apprezzati e comunque funzionino. Okay. Sì. Spontaneità? Ma io direi l'ironia, cioè diciamo abbiamo visto come negli anni il mondo dell'advertising sia cambiato progressivamente da un modo serio, no, di affrontarlo rispetto a un modo più ironico, diciamo così, come anche può essere stato, diciamo, la propaganda politica a volte, diciamo, di affrontarla in modo ironico. Quindi l'ironia sicuramente è una chiave di comunicazione giusta per i tempi che corrono, immagino. No? Perfetto, spontaneità e ironia. Ma affidarsi, secondo me, perché noi scegliamo i brand in linea con quello che è il nostro modo di comunicare ed è una forma di tutela che abbiamo noi e automaticamente è una tutela per il brand. Ok. Ma voglio devo rispondere anch'io? Sì. Okay.
Ma non lo so, cioè in realtà loro hanno più o meno esaurito le parole proprio quelle, cioè rimane la pace nel mondo, in questo caso mi sembra. Io la mia non te la dico perché è l'ultima. Ma infatti l'ho detto ad Andrea, ho usato la mia, quella è la cosa grave. No, sto scherzando. No, in realtà secondo me quasi, diciamo, ingenuità però da spiegare, cioè nel senso che secondo me sul web è molto utile mantenere un grado di ingenuità, cioè quello in cui tu capisci come le cose veramente funzionano per la persona prima che per il brand. Poi ovviamente interviene tutta la sovrastruttura, però riuscire a cogliere che a volte i suggerimenti che uno dà, eccetera, colgono una parte, quella delle risate, diciamo, semplice, ma anche dell'interessamento, perché noi lavoriamo sull'attenzione. Certo. Quindi se tu pensi che desti attenzione in te come persona prima che come brand, probabilmente sul web più che su altre, diciamo, su altri mezzi funziona. Quando avete cominciato a lavorare con le aziende, la vostra community l'ha presa bene, l'ha presa male, ha capito, vi ha criticato, ha detto no, ok, devono cambiare anche loro, cioè qual è stata la reazione? Non so se volete rispondere anche voi, diciamo che aspettate sotto casa, sai? No, di base devo dire che a parte qualche commento che capita sempre, ma quello è normale, no, noi la fortuna che abbiamo è che è sempre stato preso molto bene. Noi abbiamo una community molto forte, nel senso che la community del sud, che poi è sviluppata in tutta Italia, che è la prima che abbiamo avuto, poi si è espansa molto, è molto affettuosa. Magari capita che ti dicono le cose, ma le dico sempre con quel tono, diciamo, melodrammatico che noi abbiamo spesso e che però poi invece è dello zio, diciamo, più che della... Però in realtà tutti i lavori brand che abbiamo fatto sono stati presi, devo dire, molto bene, non c'è mai capitato un problema serio. Super. A parte quella volta. Vabbè. Ok. Anche perché immagino poi appunto i contenuti, se funzionano i contenuti, cioè non c'è un motivo di lamentarsi se ti piace il contenuto, no? Sì, a volte anche avere, diciamo, l'onestà di dire quello che si fa, nel senso che forse la cosa che può dare fastidio è il nascondere, ma il nascondere nasce dal fatto che tu non riconosci quella cosa come una cosa in cui ti senti a tuo agio, cioè no. Noi ci dobbiamo sentire a nostro agio, se no non funzionano neanche i video che facciamo. Ottimo, va bene, dobbiamo fermarci qua, è stato molto interessante. Casa Surace, grazie mille davvero. Daniele Gulti, grazie ancora Daniele. Ciao bello, grazie. Ragazzi, bocca al lupo. Ciao, grande, ciao, 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 ciao. Ciao, grande, ciao bello.